Ci sono 3.000 tifosi napoletani, 60.260 paganti, un'atmosfera bellissima all'Emirates. A guidare l'Arsenal c'è il mago di Europa League, quell'Emery che ha vinto 3 volte consecutive la manifestazione, 2014, 2015, 2016, la guida della Siviglia, ma sulla panchina delle Napoli c'è Carlo Ancelotti che ha vinto 3 volte la Champions League, 2 volte col Milan, 1 volta con il Real Madrid, che è stato accolto trionfalmente dalla stampa londinese dopo i 2 anni vissuti al Chelsea dal 2009 al 2011. E proprio Ancelotti ha chiesto ai suoi Luca coraggio. Gol di Ramsey al 14° del primo tempo. Arsenal che ha sfruttato al meglio l'ennesimo errore di Mario Rui in fase di disimpegno, ha perso praticamente tutti i palloni che ha provato a giocare. Qui un errore banale, la verticalizzazione che ha colpito un avversario, da lì è nata una superiorità numerica. Fabian Ruiz che ha fatto qualche buona giocata ma ha perso anche troppi palloni. Poi l'Arsenal quando riparte non punta diritto al cuore della difesa avversaria, vedi qua non ha aspettato troppo, c'era il passaggio semplice per Maximovic, non l'ha voluto fare di prima intenzione, poi non sarebbe mai finito in porta, secondo me era anche fuori dallo specchio della porta.